È bello pensare alla propria fede e poterla sintetizzare con una parola, amore. È ciò che si dovrebbe respirare frequentando ogni credente, perché è ciò che si respira frequentando Dio, il suo Figlio Gesù Cristo, lo Spirito Santo. Non c'è nulla nella vita di Dio che non sia amore. Nulla ci è stato detto o mostrato da Gesù che non sia stato un atto di amore. Nulla ci è stato chiesto da Dio che non sia amore. La nostra vita troverebbe il suo senso nell'amore, nell'amare, nell'essere amati. E in fondo, nulla in più ci è chiesto. Amare Dio e amare il nostro vicino, colei, colui che ci sono prossimi, chiunque essi siano. Starete pensando, qualunque altro comandamento sarebbe stato più semplice. Ma amare richiede molto ogni giorno. Richiede dono, gratuità, superamento, lacrime. Richiede di ricominciare proprio da chi ci ferisce. Richiede pazienza fino all'infinito. Richiede che ogni giorno si impari a ricominciare a scommettere sulla fiducia. Sono convinta anche io che se un altro fosse stato il comandamento, tutto sarebbe stato più semplice. Per quanto numerosi possano essere, quando si rispettano leggi e precetti, l'orgoglio personale in qualche modo cresce, mentre amare il più delle volte fa rima con penare, umanamente è scarnificante. Eppure se lo facessimo tutte, tutti, sempre, se riuscissimo a generare atti di amore quotidianamente e reciprocamente, tutto sarebbe molto diverso. L'amore però, quello vero, non è utopia, ma scelta. L'amore abita nella verità di uno sguardo, nella debolezza di un fallimento accolto, nell'accettazione di una fragilità personale, in un gesto di delicatezza non richiesto. L'amore non esiste nell'aria, l'amore germoglia nei gesti, da scelte consapevoli, da cuore, intelligenza e volontà impegnati all'unisono. Nell'inventare gesti e parole che siano amore verso Dio e con la stessa forza e con la stessa passione, amore verso ogni sorella e fratello. Amore è ciò che ha scelto di vivere il nostro Maestro per noi, è il suo unico comandamento. Buona domenica a tutti noi da cantalavita.com.